Questo è un video per un brano di Zucchero Fornaciari che si intitola Con le mani. Inquadro subito la parte che è relativa alla mano destra per dare indicazioni sulla ritmica che io utilizzerei per fare questo brano. La ritmica è strutturalmente non difficile, si tratta di due bassi da un quarto e pennato da un mezzo. Faccio un Mi maggiore perché così è un accordo che poi serve nella canzone e la pennata fondamentalmente è questa. È pennata con due bassi e poi praticamente la parte della cordiera più acuta, lasciando perdere il Mi basso e il La possibilmente. Ok, questa è la pennata. Ricordo che questa pennata è divisa in quattro accenti, anche se se c'è un accento, quello conclusivo, l'ultimo, il quarto, che non viene utilizzato e viene, riempito dalla lunghezza della pennata discendente sulla cordiera, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gli accenti sono distribuiti e utilizzati in questo modo. In questa canzone in particolare non sarebbe male stoppare un pochino, fermare la risonanza della pennata. Si fa, adesso tenendo la mano con la parte interna del palmo della mano destra, con questa parte fondamentalmente, d'accordo? Ecco, è questa che pa la parte che viene a fermare le corde, questa parte qui ferma le corde. Quindi facciamo questa piccola pausa in questa pennata. Aumenta la sensazione della pulsazione ritmica, si dice, perché con le pause di solito nella ritmica una piccola pausa, una più o meno breve pausa, dà un senso di acceleramento del ritmo, che è abbastanza diverso dalla sensazione che dà la stessa pennata con la stessa rapidità di esecuzione. Quando la si stoppa, è più blando il senso del ritmo fatto in questo modo rispetto a quest'altro modo di eseguire in pratica la stessa pennata, aggiungendo appunto una pausa. La pausa, ripeto, aumenta la tensione nell'ascoltatore, che si aspetta qualche cosa dopo questo breve silenzio. E aumenta quindi il senso del ritmo. Detto questo, per quanto riguarda la ritmica, il brano si presenta con uno strumentale iniziale che è affidato solitamente al Mi, Sol, La, Mi con due battute, due serie di pennate, Sol e La con una sola serie di pennate. Ma prima di questi tre accordi, abbiamo una serie di 5 accordi che sono Mi doppio, Mi con due battute, due serie di pennate, Sol con una serie, La con una serie, Mi di nuovo doppio con due serie di pennate, Sol con due serie di pennate. Questi 5 accordi si presentano due volte all'inizio. Poi si incontra questa stessa situazione anche a un certo punto della canzone, che poi vedremo qual è dopo. Si presenta anche nel finale, fondamentalmente, della canzone, che poi vediamo in dettaglio un pochino, prima di accompagnare l'originale. In questa serie di 5 accordi abbiamo una cosettina che sarebbe non male fare dal punto di vista ritmico. Allora, noi facciamo il Mi doppio, il Sol, La, Mi doppio, Sol doppio, fatto in questo modo: basso pennata,
due bassi e pennata, poi si riprende mi, doppio, sol, 1, la, 1, mi, doppio, sol, e facciamo basso e pennata soltanto. Quindi occupiamo il primo e il terzo accento della nostra battuta, poi dopo facciamo la seconda battuta sempre in sol con i soliti due bassi, d'accordo? Adesso faccio sentire l'inizio e faccio vedere come viene appunto questo inizio di questo brano, perché, ripeto, questa situazione si ripresenterà alcune altre volte, almeno tre volte, compreso il finale nella canzone, quattro volte, compreso il finale nella canzone. Anzi, nel finale abbiamo due volte questa situazione, prima del vero e proprio finale, che è su mi e basta, stoppato. Adesso io faccio sentire l'inizio e faccio vedere questa ritmica un po' particolare di questi primi cinque accordi. L'inizio è questo, sol, la, mi doppio, sol doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, 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 la, mi doppio, sol, la, eccetera. Ecco, io spero di aver fatto vedere appunto questa cosettina, perché abbiamo questo mi doppio normale, diciamo così, sol con basso pennata, poi di nuovo sol con la solita pennata, e poi riprende l'inizio mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, mi doppio, ok? Ecco, questo un pochino per diversificare un pochino l'inizio. Bene, detto questo e fatto un po' un breve esempio ritmico di come affrontare questa canzone dal punto di vista appunto della mano destra, gli accordi della mano sinistra non sono tanto impegnativi. In pratica gli unici accordi davvero impegnativi, adesso vediamo la mano sinistra e il resto del manico, gli unici due accordi impegnativi sono un Si maggiore e un Fa diesis minore. Il Si maggiore è sempre doppio, il Fa diesis minore invece è semplice, cioè ha una sola serie di pennate, mentre il Si ne ha due battute. Allora, il Si maggiore è questo, è come il La maggiore, soltanto che invece di farlo con le solite dita, si sostituiscono le dita e si toglie l'indice, si sostituiscono con le dita 2, 3 e 4, medio, anulare, mignolo, si porta il tutto avanti di due tasti e l'indice va nel secondo tasto in barre, e questo è un Si maggiore. Mentre il Fa diesis minore è esattamente come il Mi minore, invece di farlo con queste due dita, oppure anche con questa, c'è gente che fa il Mi minore in questo modo, ci sono persone che lo fanno, farlo con queste due dita, quindi l'anulare e il mignolo, in corda di La, in corda di Re, portato avanti di un tasto e il barré di nuovo sempre al secondo tasto. Io metto, come si vede, il medio sull'indice per rafforzare la spinta dell'indice e non lasciare l'indice da solo. In questo caso il dito medio non mi serve per fare l'accordo, come invece mi serve per fare il Si, e in questo caso aiuto l'indice cercando di appoggiare, come si vede, il dito medio, andare a rafforzare la spinta, la presa dell'indice. Detto questo, questi due accordi sono gli unici che possono creare problemi a chi comincia a suonare la chitarra, anche perché il brano è abbastanza velocino, non è tutt'altro che lento. Ecco. Devo dire anche che per eliminare questi due accordi in barré avrei potuto fare utilizzare il capotasto mobile.
Il capotasto mobile al secondo tasto avrebbe fatto sì che la canzone potesse essere eseguita con un La al posto del Si, un Mi minore al posto del Fa diesis minore, un Re al posto del Mi, un Fa al posto del Sol e un Sol al posto del La, che fondamentalmente sono gli accordi di tutto il brano. Tutto il brano è fatto con questi accordi. Sono praticamente cinque accordi: Mi, Sol, La, Si e Fa diesis minore. C'è anche un Do a un certo punto. Ecco, il Do sarebbe diventato un Si bemolle però con il capotasto mobile al secondo tasto. Quindi questo non mi avrebbe poi molto semplificato le cose, non solo, ma alcune persone mi hanno, diciamo così, mi hanno fatto notare che quando si usa il capotasto mobile per semplificare la diteggiatura degli accordi, cosa molto utile quando si comincia a imparare a suonare la chitarra, gli accordi purtroppo ne risultano non poche volte stravolti. Perché? Perché per esempio se io metto il capotasto mobile, al secondo tasto, il Mi maggiore che io farei qui al pettine con questa sonorità mi diventerebbe un Mi con questa sonorità molto diversa. Ok? Ecco, quindi come si vede, la cosa, onestamente con l'uso del capotasto mobile non è, che sia proprio senza controindicazioni. Utilizzo questo pezzo per far notare questa eventualità. È una cosa così come il La con il capotasto mobile al secondo tasto diventa un Sol, che è molto più acuto di questo, perché in questa esecuzione c'è questa nota che rende il La molto effettivamente piuttosto acuto. Quindi ripeto, attenzione perché per esempio se io mettendo sempre il capotasto mobile al secondo tasto il Do diventerebbe un Si bemolle e sarebbe un po' diverso la sonorità di questo Do rispetto alla sonorità del Do al pettine. Quindi questo detto così per dare qualche indicazione anche sull'uso del capotasto mobile in questo pezzo. Possibile, ma preferisco farlo, diciamo, originale con l'uso degli accordi consueti senza ricorrere al capotasto. Detto questo, c'è soltanto da ricordare che nel finale, della canzone c'è una piccola breve parte strumentale con un assolo di sax, che però è su Mi minore due volte. Sol, La, Mi minore doppio, Sol e La. In questo assolo però ci sono quattro volte questo giro di tre accordi, cioè è fatto su qua, poi abbiamo un Si maggiore doppio, un La maggiore doppio, eccetera. E nel finale abbiamo di nuovo la situazione che ho fatto notare prima con la ritmica del Mi doppio, Sol una serie, La una serie, Mi doppio, Sol basso pennata, basso basso pennata, che abbiamo visto all'inizio come inizio, perché riprende la stessa frase con i fiati, eccetera, che il brano presenta all'inizio. Nel finale riprende appunto questa struttura. Poi abbiamo di nuovo un Mi doppio, Sol, La, Mi doppio e Mi, e finisce sul Mi. Abbiamo un Mi doppio e Mi con una pennata stoppata, e lì finisce il brano, finisce la canzone. D'accordo? Ecco, questo per quanto riguarda un pochino le caratteristiche di questo pezzo. Adesso faccio partire il brano originale e avviserò soltanto quando ci sono gli accordi che durano due serie di pennate. Gli accordi che durano una sola serie di pennate li dirò cercando di farlo un pochino prima dell'arrivo dell'accordo,
così da aiutare la persona che abbia voglia di fare questo brano insieme a me e insieme all'originale. Adesso faccio partire il brano originale e perderò probabilmente il mi doppio iniziale, poi abbiamo sol la. Adesso faccio partire l'originale. Mi, sol, la, mi doppio, sol, doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, doppio, mi doppio. Sol, la, mi doppio, 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 sol, la, mi doppio. Mi doppio, la doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, fa diesis minore, la doppio, do, re, la doppio, do, re, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio. Mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, la doppio, mi doppio, la doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, fa diesis minore, la doppio, do, re, la doppio, do, re, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, doppio, sol doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, ultima volta, mi doppio, sol, la, mi doppio, la doppio, mi doppio, la doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, fa diesis minore, la doppio, do, re, la, due, do, re, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol, la, mi doppio, sol doppio, mi doppio, sol, la, mi doppio, mi doppio.
Ok, qui finisce il brano. Ripeto, non è un brano per principianti, penso proprio che non sia un brano facilissimo, però non è anche impossibile. Credo che non sia difficilissimo e, come al solito, spero che aiuti le persone che hanno voglia di imparare a suonare la chitarra.